Salve, oggi vi faccio vedere come fare un altro tipo di fatina molto semplice e sono queste. Vedete? Queste tre. Questa è un pochettino più grande e poi ho fatto queste altre due. Queste fatine le ho chiamate lumine perché hanno un colore luminescente, cioè di notte si illuminano. Prima di tutto, però, vi voglio fare vedere il materiale che ho usato e vi dico dove l'ho acquistato. Questo materiale, i capelli, questo tipo, i coni, la pallina di polistirolo. E queste le ho presi da 99 Mania, è un negozio a Forlì in Corso della Repubblica, ma Cinzia ha anche una pagina Facebook dove vende anche online. Poi vi metto il link sotto nel box. In questo video, oltretutto, metto anche i miei occhietti che faccio e qui uso la mia pasta di mais, che è questa. Anche questa la trovate da 99 Mania a Forlì. E oggi iniziamo un nuovo progetto. Qui ho tutti i miei attrezzi, alcuni. Io qui ho la palette colori per dare il rosso alle guance e useremo questo tipo di cono. Anche questo trovate in varie misure da 99 Mania. Allora, per fare tutto ciò, iniziamo dando la colla al cono. Io l'ho già fatto per risparmio di tempo. Ci prendiamo un pezzo di pasta. Io generalmente misuro le quantità per poi ricordarmi in un prossimo video se voglio fare la stessa quantità. Quindi prendiamo la nostra bilancia, prendo un pezzo di pasta bianca. Io la preferisco sempre naturale, che poi mi piace colorarla da sola. Infatti questi qui ho dato un colore appunto luminescente, però potete dare anche un colore normale, oppure addirittura potete colorare la pasta prima, che io ve lo consiglio. Se non dovete dare dei colori particolari, io di solito mi coloro la pasta in pezzi come questo. Anche questo contenitore ho preso da 99 Mania, vedete? E mi preparo i colori che mi servono. Però in questo caso, visto che lo voglio fare luminescente, mi prendo un pezzo di pasta bianca, lavoro, scusate, ecco, lavoro. Qui vi ricordo che ho dato la colla, anche se adesso è asciutta, ma la pasta di mais, essendo umida, una volta messa sopra al polistirolo si attiva la colla. Ora andiamo a farci la nostra pallina, la schiaccio un po'. Scusate il mio casino che ho sul tavolo. E inizio a stenderla, mettiamo via sta bambolina qua, inizio a stenderla se la trovate molto appiccicosa. Vi ricordo di ungervi le mani con la crema, io uso generalmente questa. Mentre se si attacca al tavolo, io di solito uso uno spray con alcol e olio,
Poi lo spruzzo, oltre a pulire, fa in modo che non mi si attacchi la pasta al piano di lavoro. Bene, ora l'ho stesa, la metto sopra al mio cono. E questo è già un pezzo pronto. Lo mettiamo da parte e facciamo la testa. Io per fare prima avevo già fatto un pezzo e colorato, perché in questo caso, come ho detto, lo volevo fare luminescente, l'ho fatto arancione, quindi va colorato. Ora ci prendiamo io la pasta che rimango. La metto in questi contenitori in modo che si mantiene. Ora vado a prendere un pezzo di pasta colorata. Scusate, lì non vi ho detto il peso, del pezzettino, ma andate un po' ad occhio. Ora prendo un po' di pasta color carne. Questa io vi ricordo la faccio naturale, però chi la volesse posso fare anche panetti colorati e in più anche il color carne. Questo è un colore che mi sono fatta da me. Prendo un pezzettino di pasta color carne, la lavoro e andiamo a fare il visino. Vi faccio vedere come faccio un visino, un altro tipo di visino. Per esempio, io l'ho già preparato, in questo metterò poi questo, però vedete ne ho fatto un altro tipo e vi faccio vedere come fare. Questo non ho inserito la pallina di polistirolo nella testa, e questa in pratica, e quindi è un po' più pesante perché è tutta pasta. Quindi se vogliamo farla come quella, oppure possiamo inserire la nostra pallina, ora vi faccio vedere. Anzi, questo che è piccolo, e mi faccio la metà. In questo modo liscio, perché deve venire senza altre impronte, mi raccomando. Ok. Poi faccio il segno vedete, del nasino, in questo modo, ma sempre ogni volta che fate qualcosa lisciate, lisciate. Ora do l'impronta delle guanciotte, in questo modo. Potete anche appoggiarvi al tavolo se volete. Ci facciamo il nostro nasino in questo modo. Lisciamo bene, lisciamo bene le parti e le guanciotte in questo modo, vedete? Ok. Ora vado in fretta per farvi vedere un po' come crearci il nostro viso diverso dall'altro, quindi non verrà proprio esageratamente bene perché io l'ho già fatto, come ho detto, è solo per farvi vedere come crearlo. Qui facciamo il nostro mento.
e lisciamo. Poi io porto su in questo modo. Come ho detto, questo è un altro modo di fare una faccina. Io poi ne ho sperimentati tanti e vedo quale momento mi viene meglio. Ok? Bene, fatto questo, prendo e mi segno i due punti dove dovrò andare poi a mettere il labbro inferiore. Quindi tiro su, prendo un po' di in questo modo. Poi me lo vado a sistemare bene in questo modo. Faccio un po'. Diciamo che questo è uno dei modi più semplici, almeno per me. Come ho detto, io per arrivare a fare i visi ne ho fatti un'infinità. Poi diciamo che molti li ho adattati per altre bamboline, alcune invece le ho proprio buttati perché erano delle schifezze. Ok, vedete? Vedete, questa anche questa è venuta carina. Ora facciamo i bocchini nel naso. Alla mia boccuccia. Ok, ora mettiamo gli occhietti. Anzi, dobbiamo dare ancora la forma al naso qua. Ora mettiamo gli occhi e scegliamo questi, li metto verdi. Io per posizionarli bene mi prendo una pinza e li facciamo verdi. Prendo il primo occhietto e potete posizionarlo come più vi piace, come volete dare l'espressione a questa bambolina. Vedete, io lo metto in questa maniera, così prendo l'altro. E lo metto simmetrico. Ok. In questo modo spingo un po' dentro alla pasta. Se questo è venuto più. Inclinato, ecco qua. Dopo, se facciamo dei brutti solchi, lisciamo in modo da mandarli via. E anche questa, vedete com'è bellina.
Certo, questo è un altro tipo, ma come ho detto, nessuno mai vivrà uguale. Ok? Questa la metto un po' più su. Ok? Facciamo un po' il solco in questo modo. E ora mettiamo le orecchiette. Prendo un pezzo di pasta. Io non ho misurato, come ho detto, con la bilancia, ma voi fatelo se volete farne altre uguali della stessa grandezza e così via. Ormai io vado a occhio. Facciamo. Questa, essendo una fattina, potremmo fargli anche le orecchie lunghe, ma tanto dopo vengono coperti dagli occhi, dai capelli, scusate. Bene, ora prendo un po' di colla. Potete anche bagnare con l'acqua, ma io ora prendo un po' di colla. Schiaccio e attacco in questa maniera. Faccio pallina, schiaccio e attacco in questa maniera. Poi prendo un affare di questo genere e la impronto. Vedete? In modo. Ecco qua. Poi, se vogliamo dare più solco al visetto, non dobbiamo fare altro che spingere un po' in dentro la pasta. Ed ecco qua, vedete com'è carino. Ora possiamo dare il rosso alle guanciotte. Io intanto metto uno stuzzicadente in questo modo, perché poi dopo bene. Ora che abbiamo fatto, vi ho fatto vedere come fare un altro viso e il cono, io prendo quelli che ho già fatto e iniziamo ad assemblare. Di pasta color carne e copriamo. Copriamo lo stuzzicadente che abbiamo messo, lo stecchino che abbiamo messo come supporto. Poi per pulire bene vi bagnate un po' il dito un po' nell'acqua e fate diventare liscio anche la parte dove avete attaccato. Ok, abbiamo fatto la nostra il corpo e abbiamo messo la nostra testina. Ora gli facciamo le braccia, le braccine. Prendo questa, la misuriamo perché dobbiamo farle tutte e due uguali, quindi prendiamo circa 4 e mezzo di pasta, sia una che l'altra.
prendiamo le forbici, tagliamo un pezzo in questo modo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra. Cerchiamo di fare tutte e due della stessa lunghezza. Poi, come abbiamo fatto per l'altro, segniamo il punto del polso e andiamo a sottigliare in questo modo. Vedete? Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ora dovete ricordarvi che le mani vanno nella giusta posizione, quindi i due pollici devono combaciare, devono vedersi l'un con l'altro e deve essere sempre dalla parte interna al nostro corpo. Voi vi mettete le mani davanti e vedete che i pollici devono essere sempre dalla parte dentro, vedete? Mi raccomando, quindi mettiamo le due braccine in questo modo. Per ricordarci, possiamo fare un segno, questo verrà qui e questo verrà qui. Ora andiamo a lavorare per aggiustarlo meglio, in questo modo. Facciamo il dito, ce l'andiamo a sistemare in questa maniera, vedete? Io tengo, assottiglio la punta, vedete, e la porto su in questa maniera perché gli voglio dare questo movimento, poi ognuno gli dà il movimento che vuole la propria manina, vedete? Questa sarà la destra mia, vedete? Allora possiamo fare in modo che manda i bacini ed ecco qua, possiamo farla, metterla in questa maniera qua. E quindi questa la lasciamo già in posizione. Possiamo fargli un accenno di dita, vedete, in questo modo. Fatto questo, diamo la colla e attacchiamo questa sarà qui e questa sarà così. Do un po' di colla anche qua per tenere fermo. Questa maniera, vedete? E possiamo metterne un pochettino anche qua per tenere fermo anche questa. Sarebbe meglio sempre aspettare un pochettino che si asciughi un po' la pasta. Che si indurisca un po', però in questo caso, visto che la vogliamo finire, per farvi vedere come mettere, la faccio in questa maniera, vedete? Ora abbiamo rimasto da metterci i capelli e il cappellino. Allora, io glieli voglio fare neri come questa e quindi prendo i miei capelli neri.
Facciamo questi fiorellini qua. Qui sotto scelgo di non metterci nulla. Potete mettere, se volete, sotto così. Io scelgo di non mettercelo in questi, in alcuni gliel'ho messo, in alcuni no. E questo, ora facciamo i fiorellini. Io mi sono fatta un po' di colori. Un po' di colla in niche. E iniziamo a mettere i nostri petali. 1 2 3 4 5 6, mettiamo il centrale verde, e facciamo i soliti solchi. 1 2 3. Ed ecco qua. Adesso diamo un po' di rosso alle manine. Questo lo metto qua. Mi raccomando, chiudere bene la pasta. Do un po' di rosso alle manine. Poi con un altro pennello questo diamo il riflesso dentro, quindi questo lo farò questo verde qua e do in mezzo alla sfumatura. Vedete nel solco che ho fatto? Ok, faccio così anche negli altri. Ecco qua, scusate, ecco qua la nostra bambolina finita. Vedete, è semplice da fare questa, vi garantisco. E io per questo video ho finito, spero che vi sia stato di aiuto, che vi sia piaciuto. E ciao al prossimo video!